Simone Ortori accetta la sfida ed è pronto a candidarsi con il sostegno di Articolo Primo e Massa Futura. Tour del degrado a Marina di Massa, Marco Amorese ci mostra edifici abbandonati e incuria. Il Teatro Guglielmi serve alla città, ma riaprirà solo con interventi di sicurezza, parla il procuratore Giubilaro. Furti a danni di idraulici ed elettricisti, lancia l'allarme la CNA, attrezzi rivenduti al mercato nero. Generazione Cultura 2.0, il nuovo bando di Montignoso per la valorizzazione artistica e culturale. Brico Center festeggia un anno di attività a Massa, festa con i burattini e il 30 marzo arrivano Minnie e Topolino. Buonasera e ben ritrovati al consueto appuntamento con il nostro telegiornale. Come già avete sentito dai titoli, Simone Ortori accetta l'appello di Articolo Primo e Massa Futura ed è pronto a candidarsi. Dobbiamo smettere di fare filosofia politica e riunire il centro-sinistra. Sentiamo. Sì? Ok. Riprenderemo il servizio a breve. Marco Amorese di Fratelli d'Italia ci ha portato tra le strade del centro di Marina di Massa per mostrarci il degrado della zona tra sporcizia, edifici abbandonati ed incuria. Vediamo. Inizia da Piazza Betti il tour tra il degrado di Marina di Massa, accompagnati passo passo da Marco Amorese, commerciante della zona e esponente di Fratelli d'Italia. Si parte dai piccoli dettagli, come i marciapiedi dissestati o l'erba dell'aiuola tagliata solo a metà, serie di piante potate a pochi centimetri da terra, pur non essendo malate. Nel casottino all'interno del parcheggio tra via Ascoli e via San Leonardo notiamo alcuni materassi e tendine per rifugiarsi e scopriamo cosa che forse in pochi sanno, un parcheggio interrato con centinaia di posti auto ma inutilizzabile per una diatriba tra il privato e il comune di Massa. Più avanti, all'angolo di via Ulla, una casa abbandonata da decenni e di fronte il cinema Stella Azzurra ormai chiuso e un altro edificio in fase di ristrutturazione da anni. Questo e molto altro, secondo Amorese, dovrebbe essere il biglietto da visita per i turisti. Diciamo che questo qui è il minimo problema, anche se grosso, perché ci sono tanti bambini che vengono qui a giocare il pomeriggio. Il problema è il degrado che ormai Marina subisce da vari anni. Abbiamo fatto un bel giretto piccolino, ma abbiamo già visto tante cose. Abbiamo visto case abbandonate non curate, abbiamo visto un parcheggio in centro a Marina dove c'è un degrado pauroso, dove ci sono anche degli appartamenti gratuiti per i senza tetto, spacciatori e via di seguito. Qua alle nostre spalle c'è l'Hotel Milano, che penso rimarrà così ancora per molti anni, meno male che credo non ci vada più nessuno a dormire. Per non parlare poi del centro di Marina, che potete vedere già da qui, ha vari colori, vari marciapiedi rotti, dove le persone purtroppo ogni giorno cadono. Non c'è, diciamo che c'è un'anarchia pura, sia da parte dei cittadini che dalla parte della nostra amministrazione. In questi anni qui non si è fatta mai vedere a Marina, stanno spuntando ora come funghi dopo la pioggia perché ci sono le elezioni e quindi vengono tutti a fare i sorrisini, a promettere cose che non faranno mai. Intanto decine di negozi hanno chiuso, qualcuno prossimamente riaprirà, ma Amorese spera nella prossima amministrazione comunale perché sappia restituire decoro alla zona marinella e tenere chi sceglie Marina di Massa come meta per le vacanze. Ogni estate che arriva noi dobbiamo giustificarci con il turista, perché giustamente arrivano e dicono non c'è niente, è sporca, c'è delinquenza, non torniamo più. Beh, io sono stanco di giustificarmi, perché vorrei che il turista venisse qua e ci stesse bene, tornasse 20 anni di seguito qua. Invece anche quest'anno vedremo, avremo dei grossissimi problemi, perché Marina fa schifo. Simone Ortori accetta l'appello di Articolo Primo e Massa Futura ed è pronto a candidarsi. Dobbiamo smettere di fare filosofia politica e riunire il centro-sinistra. Sentiamo Benedetta Bianchi.
Simone Ortori c'è. Il consigliere non fa attendere la sua risposta e, sollecitato da Articolo Primo e Massa Futura e alcuni cittadini, si dice pronto alla sfida delle primarie e della candidatura a sindaco. Adesso ci aspettano le battaglie più difficili, dice Ortori, mettere al centro la città e approvare il regolamento urbanistico e individuare un candidato unico con cui andare alle amministrative. Il consigliere comunale non le manda a dire, è deciso e prende spunto dal post elezioni politiche. Ammettiamo i nostri errori, perché insultare o denigrare chi ha votato Lega o 5 Stelle è profondamente sbagliato, commenta. In quel voto c'è una parte di noi che dobbiamo ascoltare e capire, accettare l'idea che la politica della sinistra su immigrazione e sicurezza deve smettere di fare filosofia. A Ortori non importa ricevere attacchi in questo senso, chi pensa di fare il sindaco non può avere paura. E il consigliere continua, dobbiamo metterci con umiltà al servizio dell'unità di centrosinistra, provare fino all'ultimo a trovare la soluzione per unire e non dividere. Per questo Ortori accetta le primarie come grande occasione di confronto sul futuro della città. Alle primarie non ci saranno sconfitti, conclude, ma un candidato che risulterà più adeguato alla sfida elettorale. Al via interventi del bando delle periferie da assemblee pubbliche ad hoc. Il comune di Massa infatti dedica ad app oggi l'intervento di riqualificazione di un'area della zona Poggi e Villette fino a Cervara, un percorso partecipativo per far conoscere il progetto ed attivare un'alleanza tra pubblica amministrazione e cittadini. A Poggi è un progetto che prevede la ricucitura tra le periferie ed il centro cittadino attraverso la riqualificazione di parchi urbani, edifici pubblici e privati. Sono 3 le assemblee pubbliche che si terranno alla presenza del sindaco Alessandro Volpi e dei tecnici comunali responsabili del progetto. La prima è giovedì 15 marzo alle 21 alla Rinchiostra, mercoledì 21 marzo alle 21 alla sala parrocchiale dei Quercioli e giovedì 22 marzo alle 18 ai Poggi alla scuola di via Pisacane. Seguiranno tavoli di discussione sulla ristrutturazione del centro di aggregazione e del punto ristoro della Rinchiostra, della ristrutturazione di piazza Stazione e della ricostruzione della scuola d'infanzia Villette a dei Poggi. Il consigliere Benedetti presenta 2 querele all'ASL, una verso la direttrice De Lauretis per danno d'immagine e l'altra al direttore del NOA Biselli per aver impedito un sopralluogo in campagna elettorale. Vediamo. 2 denunce, una nei confronti di Maria Teresa De Lauretis, direttrice generale della ASL Toscana Nord-Ovest, e l'altra nei confronti di Giuliano Biselli, direttore sanitario del NOA. Le ha presentate Stefano Benedetti, consigliere comunale di Massa, per 2 diversi motivi. La prima in realtà è una controdenuncia, visto che la ASL ha querelato Benedetti per diffamazione e danno di immagine, in riferimento alla notizia di 33 decessi avvenuti nel reparto di medicina dell'ospedale delle Apuane. Ho chiesto alla procura di avviare un'indagine per morti sospette perché non ho il potere di visionare le cartelle cliniche, cosa che può fare solo la magistratura in corso di indagine, spiega l'esponente di Forza Italia. Qualsiasi azione non può essere riconducibile ad allarmismo e diffamazione, ma solo la volontà di chiarire l'accaduto e individuare responsabilità. La De Lauretis mi ha diffamato e danneggiato l'immagine, attacca Benedetti, per avermi fatto apparire pubblicamente come persona che diffonde allarmismo e notizie senza fondamento, creando un pregiudizio alla mia onorabilità politica e personale. L'altra querela è verso il direttore del NOA, reo, secondo il consigliere, di non aver permesso a fine febbraio a lui, all'onorevole Deborah Bergamini e a altre persone al seguito di visitare i reparti della struttura, non per campagna elettorale, precisa, ma in sopralluogo per verificare la situazione del pronto soccorso e chiedere delucidazioni sulla presenza di batteri. La ASL, dal canto suo, aveva già sottolineato che, come da circolare della Regione Toscana, in periodo elettorale nessun politico poteva visitare e fare campagna all'interno dell'ospedale. Ed è il procuratore Aldo Giubilaro ad esporsi alla cittadinanza sulla questione del Teatro Guglielmi, chiuso ormai dal 20 dicembre, garantita la massima collaborazione dagli uffici della Procura, ma senza interventi il teatro resta chiuso. Vediamo insieme.
Il teatro Guglielmi a Massa riaprirà solamente dopo i necessari controlli e gli indispensabili lavori di messa in sicurezza. A dirlo è il procuratore Aldo Giubilaro, che a seguito della dichiarazione del 27 febbraio avanzata dal comitato Pro Guglielmi si dichiara vicino alla cittadinanza. Il teatro è un bene primario per la città, ha detto, ma lo è anche e soprattutto l'incolumità di chi lo frequenta. Molte sono state le rotture sociali, economiche e culturali dal 20 dicembre, giorno in cui i vigili del fuoco hanno posto i sigilli alla struttura, causando il dispiacere di chi all'interno del teatro ci lavorava e di chi invece semplicemente lo frequentava. Il procuratore sottolinea inoltre la consistenza dell'impegno di chi aveva organizzato e programmato eventi anche di rilevanza nazionale e non solamente locale, e per questo chiede la massima comprensione da parte della stessa cittadinanza, in questo caso riconosciuta come parte lesa in quanto sottratta di un bene di diletto, ma anche e soprattutto di confronto e formazione culturale. Esprimo vicinanza ai cittadini, dice Giubilaro, sottolineando ancora che la riapertura dipenderà solamente dalle indagini sulla sicurezza e non dalla procura, che, come dice, non possiede le conoscenze tecniche per indicare i tempi. Viene garantita in ogni caso la massima collaborazione, conclude il procuratore, attraverso la fedele attuazione delle competenze e degli uffici che la stessa procura può garantire. Boom di furti ai danni di idraulici ed elettricisti. In provincia si moltiplicano le segnalazioni e le denunce. La CNA lancia l'allarme. Ma sentiamo i dettagli da Elisabetta Guenzi. Si sta registrando una nuova ondata di furti in provincia di Massa Carrara e ad essere colpiti sono soprattutto idraulici ed elettricisti. I ladri infatti stanno facendo razzia di cassette degli attrezzi, avvitatori e trapani, attrezzatura varia che probabilmente è destinata al mercato nero. A segnalare l'accaduto è la CNA, che nelle ultime settimane ha raccolto denunce di artigiani e piccoli imprenditori. L'ultimo caso è avvenuto qualche giorno fa in un cantiere in via Cristoforo Colombo a Marina di Carrara, che ha provocato un danno economico di diverse migliaia di euro. Questo è solo uno dei tanti furti avvenuti in provincia. Già la scorsa settimana in Lunigiana un furgone di un'impresa è stato forzato e svuotato degli attrezzi di lavoro. Fate attenzione, si rivolge alle aziende Paolo Bedini, presidente CNA provinciale. Chiudete bene i mezzi e lasciateli parcheggiati in aree sorvegliate e frequentate. Il numero crescente di furti e danni delle imprese artigiane è preoccupante e molti non vengono nemmeno denunciati. CNA suggerisce alle imprese di assicurare le attrezzature e i mezzi perché, spiega il presidente Bedini, questo è l'unico modo per recuperare una parte del valore delle attrezzature. Oltre al danno economico bisogna poi tener conto anche di quello professionale, perché le imprese sono costrette a stare ferme per qualche giorno in attesa di riacquistare le attrezzature necessarie per eseguire i lavori. È evidente che si tratta di una strategia, spiega ancora Bedini. I ladri sanno perfettamente che le attrezzature hanno un valore commerciale importante e che non sono difficili da piazzare sul mercato, vista anche la presenza di molti lavoratori irregolari. CNA continuerà a monitorare la situazione così da informare con tempestività le forze dell'ordine e darne conto alla prefettura, ma è importante che le imprese continuino a denunciare perché questo è l'unico modo per alzare il livello di attenzione. E si è conclusa stamani l'allerta meteo arancione per rischio idrogeologico, declassata per tutta la giornata d'allerta gialla. Il comune di Carrara segnala disagi in alcune strade della città e nei paesi montani. Vediamo insieme. È rimasta aperta fino alle 8 di stamani la sala operativa di protezione civile del comune di Carrara. L'allerta arancione per rischio idrogeologico, diramata dalla regione toscana la scorsa domenica, infatti è stata declassata ad allerta codice giallo, sempre per rischio idrogeologico. Sono state circa 50 le telefonate arrivate da parte di cittadini che hanno richiesto consiglio e segnalato eventuali problemi. Ancora una volta è stata tanta la pioggia caduta su tutto il territorio comunale, dove al momento, fortunatamente, non si sono registrate situazioni di emergenza. I maggiori disagi sono stati causati dagli allagamenti, soprattutto lungo il viale 20 settembre, in via Covetta, in via Campo d'Appio e in alcune zone di Marina. Altri problemi si sono poi verificati nei paesi a monte, dove la protezione civile è intervenuta, a Bedizzano per un canale ostruito che ha provocato l'allagamento della strada e da Noceto dove un albero è caduto senza però causare danni a persone o cose. Già allertato a Colonnata il settore opere pubbliche del comune, che dovrà mettere in sicurezza la carreggiata dove si è verificato uno sversamento di detriti nei pressi dell'infermeria del soccorso cave.
Anche in questa occasione si è dimostrato fondamentale l'alert system, a cui i cittadini possono iscriversi andando sul sito del comune e cliccando sul banner Sistema di informazione telefonica di emergenza. Questo strumento, oltre a comunicare il pericolo di allerta meteo, fornisce consigli utili sui comportamenti da adottare e comunica conseguenti decisioni prese dall'amministrazione per garantire la sicurezza sul territorio. Al via Generazione Cultura 2.0, il nuovo bando di idee per la valorizzazione artistica e culturale del comune di Montignoso. Potranno partecipare all'iniziativa associazioni ed enti. Entro il 30 marzo il termine della presentazione delle domande. Vediamo. Generazione 2.0, idee per la valorizzazione turistica, culturale e sportiva del Comune di Montignoso, il nuovo bando pubblico per individuare soggetti in grado di realizzare eventi, manifestazioni e progetti attivo fino al prossimo 30 marzo. Non è un semplice bando, sottolinea l'assessore Leonora Petracci, ma un percorso che vorremmo rafforzare con chi ha proposte e progettualità per sviluppare nuove idee. Pare infatti che l'intento dell'amministrazione sia quello di creare una programmazione unica e unita in sinergia a tutte le associazioni, in modo tale da poter promuovere al meglio tutte le opportunità e proposte del territorio, permettendo anche agli uffici di poter lavorare in modo più organizzato. Per la realizzazione dei progetti selezionati ad interesse pubblico saranno previste agevolazioni economiche e concessione gratuita degli spazi comunali. La pubblicità e la promozione saranno organizzate dal Comune, Castello Aghinolfi, Villa Schiff, Giorgini e ancora Borghi Storici e Mare, prodotti enogastronomici e diversità interculturali. Ecco alcuni dei luoghi e dei temi su cui il progetto intende avviare il confronto per un nuovo modello di attrazione turistica e di sviluppo. Potranno presentare proposte progettuali in tema d'arte, cultura, spettacolo, intrattenimento, sport solamente le associazioni culturali, gli enti no profit pubblici e privati, le società cooperative a finalità mutualistiche, le associazioni di promozione sociale e di volontariato e le imprese sociali che operano nel settore culturale e ricreativo del tempo libero e i CCN, centri naturali commerciali, costituiti nel comune di Montignoso. Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 13 del giorno 30 marzo, con pena d'esclusione implico all'ufficio protocollo del Comune. Per qualsiasi chiarimento o informazione è possibile telefonare dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 10 allo 0585 8271 204. La modulistica è disponibile sul sito del Comune di Montignoso. Ed adesso linea alla regia per la nostra pubblicità. A tra poco. Prima della festa per zia Pina e tu sei sempre lì con quel tablet. Piante da sistemare, muri da tinteggiare, la parabola da montare. Già fatto. E come? Noleggiando tutta l'attrezzatura da Italnolo. Resta solo la festa. Fatto anche questo. Ora manca solo zia Pina. L'hanno già noleggiata. Tutti possono rivolgersi a Italnolo. La veranda sul mare. Sole, mare trasparente, pranzi in veranda o all'interno. Il ristorante è aperto tutti i giorni a pranzo e il venerdì e il sabato anche a cena. A disposizione qualunque sera della settimana su prenotazione. Il ristorante, con la sua meravigliosa veranda sul mare, si presta a cerimonie, matrimoni, cresime, comunioni, battesimi e compleanni, anche con menù personalizzati per vegetariani e celiaci. Franco ed Elena sono a vostra disposizione per organizzare la vostra festa con menù personalizzati a partire da 20 euro. La veranda sul mare, all'interno del bagno Stefania, lungomare Levante 56, Marina di Massa. Telefono 338 756 27 74. Qui da Brico Center di quello che c'è non manca niente, anzi tanti servizi apposta per te. Le vernici del colore che vuoi tu, cornici su misura, taglio del legno su misura, duplicazione chiavi e telecomandi. Quando vieni da noi a curiosare approfittane per ricaricare il tuo cellulare e se invece vuoi portarlo sempre con te ti diamo il caricatore portatile. E per i tuoi acquisti ingombranti ci pensiamo noi. Ci penso io. Brico Center, Massa, via Marina Vecchia 5. Ti aspettiamo! Di
Di oggi pomeriggio l'evento organizzato da Confindustria, durante il quale è stato presentato il libro I robot e noi di Maria Chiara Carrozza, docente di bioingegneria industriale presso la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Essere progressisti, ha affermato la professoressa Carrozza, nel bel mezzo di questo processo di innovazione tecnologica vuol dire acquisire consapevolezza attraverso lo studio, la diffusione della cultura, la discussione in modo aperto di queste tematiche. A conclusione della presentazione, Lorenzo Santalena, vicepresidente del gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Livorno Massa Carrara, ha premiato gli studenti del liceo scientifico Cecioni e dell'ITIS Galilei di Livorno che hanno partecipato a Zero Robot, competizione di programmazione robotica tra scuole superiori di tutto il mondo. E Brico Center a Massa compie un anno. Il 30 marzo soffierà sulle candeline, in programma per sabato musica, canti e balli folcloristici ed in occasione dei prossimi festeggiamenti Topolino e Minni incontreranno grandi e piccini. Sentiamo. È uscita, ora vengo fuori. Morticchia, Morticchia, non far come prima. Un mese di eventi in attesa dei festeggiamenti del compleanno di Brico Center a Massa, che il prossimo 30 marzo compie un anno. Un ambiente dinamico, quello del Brico, che già dallo scorso sabato ha organizzato incontri, l'ultimo quello del Teatro dei Burattini di Jonathan, Ilandia, con il suo Gioppino, l'Orco Pasticcio o Masticabrodo. Hanno partecipato alla magia dello spettacolo grandi e piccini, entusiasti della scoppiettante ed allegra giornata. Il prossimo evento in programma sarà per il sabato in arrivo, alle 17, il gruppo folcloristico Arcobaleno di Massa porterà all'interno dei locali del Brico balli, musica, canti e tanta allegria. Un appuntamento speciale ancora, quello in programma per sabato 24 marzo. Un pony attenderà i bambini che potranno fare un piccolo tour grazie all'organizzazione dell'Oasi del Cowboy. Ma ancora le sorprese non finiscono. Per il giorno dei festeggiamenti Topolino e Minni incontreranno grandi e piccini per poi procedere assieme al taglio della torta. Ed ancora per ben 5 giorni, dal 23 al 31 marzo, chi vorrà, recandosi in negozio, potrà usufruire di un buono sconto del 20% da utilizzare su un prodotto a scelta. Ed ora vediamo a chi facciamo gli auguri questa sera. Ed ancora quindi tantissimi auguri di buon compleanno alla nostra collega e amica Benedetta Del Padrone. Durante la mattinata di domani, martedì 13 marzo, resteranno chiusi gli sportelli al pubblico di Gaia nelle sedi di Massa, nel Viale della Stazione, e di Carrara, in Via Roma. La sospensione del servizio è necessaria per consentire agli operatori di partecipare ad un'assemblea del personale. Gli sportelli riapriranno, come di consueto, alle ore 14 ed i consulenti saranno disponibili a ricevere il pubblico fino alle 16.30. Mercoledì 14 marzo, nella sala di rappresentanza del Comune di Carrara, si terrà l'evento Legalità e Cittadinanza, organizzato dal settore scuola della Fondazione Antonino Caponnetto, con il patrocinio del Comune di Carrara. Alle 15.30 la presentazione dei lavori degli studenti che hanno partecipato al progetto I Giovani Sentinelle della Legalità, realizzato in collaborazione con il MIUR. Quest'anno partecipano al progetto il Liceo delle Scienze Umane Istituto Montessori Reppetti e la Scuola Media Taglieri di Marina di Carrara. Il progetto Sentinelle della Legalità coinvolge da decenni circa 100.000 studenti in tutta Italia, portandoli a confrontarsi sui temi scelti con elaborati relativi a beni comuni. Ed adesso vediamo invece le previsioni meteo per la giornata di domani ed anche per i giorni successivi. Il meteo è presentato da Brico Center Massa, il tuo vicino di fare. Previsioni per martedì 13 marzo. Nuvolosità variabile con tendenza a schiarite. Temperature senza troppe variazioni. Venti ancora moderati o tesi, mare molto mosso. Mercoledì 14 marzo. Ampie schiarite su tutto il territorio, con leggeri annuvolamenti nel pomeriggio. Temperature ancora stazionarie.
venti deboli o moderati, mare mosso. Tendenze ai giorni successivi. Da giovedì un ritorno a un tempo nuvoloso, con rischio di precipitazioni. Temperature senza troppe variazioni, mare ancora mosso. Per ulteriori informazioni visitate il sito www.meteoacquane.it. Il meteo è stato presentato da Brico Center Massa, il tuo vicino di fare. Via Marina Vecchia 5, ti aspettiamo! Si conclude qua anche per questa sera l'appuntamento con la nostra informazione. Vi ringrazio per l'attenzione e rinnovo l'appuntamento a seguirci nelle prossime edizioni e vi auguro una buona serata.